Sogno comico. Mi riconoscete? Mi riconoscete? No, non mi riconoscete, ve lo dico io, sono sempre io. Sono colui che si impadronisce del mezzo televisivo abusivamente per raccontarvi quello che succede nel mondo. Io sono qui per parlarvi della realtà che ci circonda, amici. Però visto che ci sono, vorrei fare un uso privato del mezzo, vorrei permettermi di salutare a casa la mia mamma che mi sta guardando. Ciao mamma! Sì, saluto la mia mamma perché lei mi ha messo al mondo, naturalmente la ringrazio. Vabbè, saluto anche mio padre perché giustamente ha partecipato. Vabbè, per sicurezza saluto anche mio zio, perché non si sa mai, sai. Anche il mio vicino di casa, l'idraulico, l'autista, l'automobilista che fa... Vabbè, lasciamo perdere perché l'elenco è un po' lungo. Comunque, a proposito di automobilisti, ci colleghiamo con uno che di automobilisti ne conosce veramente tanti. Sto parlando di Alvaro, il parcheggiatore. Ci sei? Eccoci collegati. Allora, Alvaro? Sto fischietto. Oh, ti devi togliere! Amaro, se non te lavi da là, l'albero amatore ti mette le radici, hai capito o no? Alvaro, mi sente, Alvaro? Scusi, Alvaro, mi sente? Ma che la televisione? La televisione non ha niente da fare, boh, tutti i santi giorni. Ma come qua? Non abbiamo niente da fare? Noi siamo qui apposta per collegarci, per parlare del mondo, quindi parliamo anche con lei. Andate in Africa a parlare del mondo. E poi qua certo, lì. Oggi non si capisce niente! Ho capito che poi non si capisce cosa ci fa lei lì, perché secondo me lei è irregolare, lì non ci può stare. Che ci posso? Non può starci. Che ci posso? Non ci può stare. Scusi, non sa leggere, che c'ho qua? Che cos'è? Non lo vedo, cos'è? Che vedo, ha fatto un paio d'occhiali nuovi, c'è scritto pass, c'ho. Pass, ci passa sta! E cosa vuol dire pass? Scusi, che cos'è sto pass? Ah, tutte le volte io lo ripeto, allora pass vuol dire parcheggiatore abusivo abilitato a staccia, ci passo sta. Certo, dove l'ha fatto sto pass? Lo vogliamo sapere. Aspetta. Oddio. Che c'è? Si sente male? Oh, finalmente si sente male! Ha un attacco di cuore, cos'è sta cosa? Oddio! Che succede? Oddio che. Il vibraco un attimo che dormi. Ma come il vibraco? Ma lei è un pazzo, ma il vibraco le vibra così. Ma per messo favore. Un po' da... Oh, qui c'è capisce niente. Sembrava stesse mi male. Mi chiami nonna col salvavita. Ah, è il dottore. Ah, è il dottore al telefono? Ma come mai è il dottore? Che sta facendo? È impazzito. Sta a visitare perché dice c'ha la gola infiammata. Ma fa la videochiamata per visitare. Ma sto qua fermo, mi posso far visitare, ma ho approfittato, c'è la tecnologia. Aspetta. 33. Ah, lei si fa la visita direttamente sul posto di lavoro, ma andare lì in ambulatorio non può farlo, scusi. 7 ore ci vogliono. Ma come 7 ore? Si te dice bene. Ma tanto tempo libero ne ha, lì sul posto di lavoro non fa niente, su, dai. Oh, mamma mia, vengo su, sa. Comunque c'è il dottore, ha detto, secondo me mi prende in giro, c'ha problemi di circolazione, grazie. Sempre bloccato in mezzo al traffico tutto il giorno, che circolazione è? Ma per favore, ma comunque, che dici? Comunque sto lavoro, lei critica, a me mi fa sentire male perché... Perché? È tutto sto smog che si respira, certo. Oh, i polmoni incatramati, sa? Ma che dici, i polmoni incatramati? Ma sono tornato a casa, ho tossito, ho asfaltato tutto il salotto di casa. Ma la smetta, ha asfaltato il salotto di casa adesso con che tos... poi deve sapere una novità. Che cosa? Sono là. Si fermi con qua, ma ho capito che c'ha la meriva, ma meriva sbatte tutte le volte, mannaggia. Ah, l'aspetta, ma piuttosto, invece di fare queste cose... Sto dicendo così importante, so se siete al corrente del fatto che... Che cosa? Al centro di Roma, nell'aria... C'è sta la cocaina. Ma la cocaina! Ho detto io, hanno detto i giornalisti, i scienziati, le cose... Nell'aria proprio? Nel centro di Roma c'ha... Mo se spiega perché... Lattici a Roma costano il triplo. Tutta sta cocaina. Pensa, hanno saputo pure i turisti. Ho visto, andavano in giro, dice, portano su da Roma. Tutti che busta andavano. Ma la smetta, ma non può dire queste cose. Ma piuttosto, invece di dire queste cialtronate, faccia una bella cosa. Che faccio? Vado a lavorare, faccia parcheggiare le macchine. Sono 2 giorni che sto a far parcheggiare. Tutti i giorni vengono qua, trovano posto così. E poi delle volte non si capisce più niente. Ieri dico sta cosa, poi vi saluto. Ci non dica. Se parcheggia, sa perché? Perché? C'era il Gay Pride. E beh, allora cosa vuol dire? E se trova un buco libero. Ma l'aspetta, ma non può dire queste cose, non ci trova un buco libero. Alvaro, sei sempre il solito. Ah, scusate, c'è il mio assistente. Dico una cosa veloce. Ah, vuoi dire una cosa veloce? C'è gli occhiali da sole oggi, sei al mare. Sì, perché voglio ricordare i momenti di quando ho conosciuto la mia fidanzata. Sì, diccelo. Quando l'ho conosciuta in discoteca, l'ho spogliata con gli occhi. Ah, e poi?
Poi ho visto che era brutta e l'ho rivestita con gli occhiali. Senti, ma sarai bello tu, sai, fai una cosa, vai via, la prossima volta che vieni, invece degli occhiali, metti un passamontagna, che è meglio, guarda, va. Sogno comico.